Un salutone da Taigo e dal gruppo Critico Negativo. Siamo tornati su Counter-Strike Global Offensive, ragazzi. E andiamo subito a cercare una partita. Facciamo una bella... Trovo una partita. Deathmatch. Ma no, dai. Nessun deathmatch. Server della comunità stasera. Server della comunità. Vediamo che belle mappe ci propongono. Non si sa... Ah, The Inferno, ragazzi. Beh, è The Inferno sia. E... non so se ho regolato l'audio a sto giro. Anzi, prima che di nuovo entri il problema che abbiamo avuto nei precedenti due filmati, appena si avvia la mappa vado ad abbassare subito le impostazioni audio. Sinceramente ho ascoltato il video e in certi momenti non si capiva niente. Troppi spari di sottofondo, la mia voce veniva coperta completamente. Non so se per via anche del microfono o della registrazione. Sicuramente l'audio era decisamente troppo alto. Sicuramente, decisamente, imperturbabilmente, onestamente. Vabbè, sì, diciamone altri, che suggeritemene qualcuno. Ok, allora selezioniamo un attimo e... ah, già sono in gioco. Vabbè, non fa niente. Opzioni, impostazioni di gioco, video, audio. Allora, volume principale lo abbassiamo in modo tale che sentiamo gli spari ma non dovremmo impazzire. Cioè, dovresti almeno poter sentire la mia voce, suppongo. Ok. E a questo punto torna... no, non torna al menu principale. Riprendi partita. Ragazzi, sono con una pistoletta di cavolo, la pistoletta base, e andiamo a giocare The Inferno. È davvero una mappa carina. A volte... aiuto! Ma forse siamo tutti con le pistolette? Non saprei. Ah! Vabbè, vabbè, vabbè. Ci rifaremo, ci rifaremo. Su via, su via. The Inferno è una bella mappa. Non posso farvela vedere... con questo server, siccome le squadre, le visuali sono bloccate, quindi non posso girare liberamente per la mappa. E in questa zona, procedendo sulla destra di questo giocatore, si andrebbe nella base dei terroristi. Avete visto poc'anzi, mentre cercavo di modificare le impostazioni audio, la base dei controterroristi. E nel punto dove sono morto eravamo molto vicini al punto bomba A. Non ne sono sicuro. E lo vedremo non appena tornerò in vita. Risorgerò dalle mie ceneri come l'araba fenice. Ok, gli antiterroristi, cioè la nostra squadra, ha vinto. Quindi avremo qualche soldino. 4.000, ben 4.000, ragazzi. Quindi prendiamo subito un bel M4A1, una flash, due flash e una granata. Perfetto, ho speso quasi tutti i nostri fondi. E ok, sì, avevo detto giusto, di qua è A, di qua è B. Andiamo a fare un giro in B. Andiamo a morire in B, insomma. E ci sono alcune armi che dovrebbero avere la funzione secondaria. Non so se l'M4 ce l'ha qui in questa versione di Global Offensive. Nella versione Source potevi montare, come anche nella 1.6, si poteva montare il silenziatore sull'M4. M4 è la mia arma preferita. C'è la bomba qui a terra, ragazzi. Perché non ho più l'arma? Ho fatto qualcosa alla visuale, che non vedo più il fucile. No, forse sto confondendo con un altro gioco. Forse sto confondendo con un altro gioco. Sì, sì. Questo è un mio compagno di squadra. Ok, di qua libero. Via. Go, go, go. Libero. E dove caspita stanno sti terroristi? Morirò gonfio come pochi. Perché sono impaziente di trovare un terrorista nemico. Vabbè, vai avanti tu, amico. Certo che devi andare avanti tu, amico. Ok, sembra libero. Libero. Ah. Nemici. Dai, non mi uccidete tutti i nemici. È rimasto solo Costa Rica. Oh mio Dio. Il mio compagno di squadra è un pro. L'ha freddato con un headshot mostruoso. Muori, muori. Non si può infierire sui cadaveri? Ma no. Mi hanno levato un bel po' di divertimento. Ok, stavolta si va in A, ragazzi. A volte provo a premere shift perché negli altri giochi ti fa correre più veloce. E invece no. E invece no. Ma io ricordavo che le bombe, cioè le armi le vedevo. Oh cavolo.
72 danni. Non è una buona serata. No, 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 no. Riesco a fregare in nessun modo. Sarà perché ho giocato poco tempo fa a un altro FPS, quindi non mi riesco a ritrovare con il rinculo, eccetera. Boh, boh. Hanno piantato, hanno piantato. Ah sì, una modalità che non vi ho fatto riuscito a farvi vedere negli scorsi episodi, appunto quando si piazza la bomba. In questo caso i terroristi hanno piazzato, i controterroristi dovranno andare a disinnescare la bomba o defusare o andare a ammazzare tutti o salteranno in aria. Aiuto. Ok, come vedete quest'uomo vorrebbe fare qualcosa. Ecco il terrorista infingardo. Due. GG Mastwin. E la bomba esplode. Ciao. Ecco qua, in questo caso i terroristi, pur essendo, no, non morti tutti, sono riusciti a far esplodere la bomba, aggiudicandosi quindi la partita. Il round e la partita, perché poi sono arrivati a 11 vittorie contro le due dei controterroristi. E quindi niente, si cambia mappa. Qui non c'è la votazione a differenza di altri server. Adesso andiamo a giocarci una nuke, che è carina. Io non ci vado pazzo, a dire la verità, perché ricordo nella versione sempre del Source capitava molto spesso che le squadre, se erano un po' squilibrate o vabbè, quella alla fine, quando sempre quando le squadre sono squilibrate si ci arrocca in difesa. Però molto spesso capitava che i terroristi erano costretti a rimanere nella zona qui, in questa zona qui che adesso vedete, cioè vicino alla loro base, e aspettare che i controterroristi attaccassero. Morici. I controterroristi attaccassero per poi morire miserrimamente, magari cercando di strappare qualche frag per avere qualche punticino in più, qualche soldino in più la partita dopo. Però se rushavano morivano miserrimamente. Non compriamo armi, facciamo il primo round lisci o di eco. Anche se il primo round dire eco è un parolone. Qualcuno consiglia, in queste mappe in cui si piazza la bomba, di comprare delle flash. Effettivamente potrebbero essere utili per rushare nei punti bomba. Anche come vedete, alcuni le comprano. Non vedo un ciufolo. La terminologia corretta è dire vedo bianco, sono bianco, roba del genere, quando si viene flashati. Ok, diciamo che con questa pistola non credo di colpirlo. Un po' male gli devo aver fatto però. Ok, un bel headshot, ci sta tutto. Ok, ed è qua. Ma questa parte qui non me la ricordavo della mappa. Non ne avevo proprio idea. Questo è un mio collega che se la fa bella silenziato. Ok, ok. Questo è punto bomba A, ragazzi. È sotterraneo. Quello dovrebbe essere rifiuti tossici. E noi allegramente siamo qui a camperare, perché non sappiamo la bomba che fine abbia fatto. Lì c'è un... Ok, facciamo il giro. Vediamo se lo becchiamo questo stronzo. Facciamo di nuovo il giro. Vediamo se becchiamo anche l'altro stronzo. Ah, vabbè, peccato ragazzi. Però abbiamo fatto una bella mano, una bel round, bella round. Certo, se avessero piazzato la bomba, magari il bombarolo è morto. Eh sì, la bomba era lì che giaceva. Ce l'ho io la bomba, ragazzi. Ok, ragazzi, formazione 14-21. C'è mio fratello dietro che mi sta prendendo per un coglione totale. Vabbè, forse ci sono coglioni. Però alla fine bisogna dare un tocco personale a un video, no? Sennò che palle. Tutti quanti facciamo sempre le stesse cose. Flash, flash. Oh, cribbio. Moriremo tutti pazzi e gonfi. Non è M4 che ci fa il tiro. Ok, proviamo a cambiare zona. Via, via, via. Oh, cavolo. Fuggono. Oh, non potete farmi andare... Via. Sfugge.
Ecco qua, questo è un classico caso di arroccamento terrorista. Olè, abbiamo tirato giù un paio. E vediamo se riusciamo a tirare giù quest'altro. Ok, via. Bello l'M4, come ti amo M4. Qua ce n'è un altro? C'è uno stronzo? Sono da solo, ragazzi. The only one Kenobi. Proviamo ad andare a piazzare. Diciamo che piazzare qui non mi piace. È un po' suicido. Ok, forza e coraggio. Non sono neanche sicuro che col volume che ho messo al gioco io riesca a sentire se provano a sfondare. Ok, li ho uccisi tutti. Non ho fatto esplodere la bomba, però avete visto almeno come si piazza e avete visto come si vince senza, nonostante abbia piazzato la bomba senza farla esplodere. Ok, adesso prenderei delle bombe perché fanno comodo. Qualcosina penso di averla raccolta da terra. Che c'ho? Fumogena esplosiva, perfetto. Diciamo ho fatto un bel round, ragazzi. Davvero un bel round. GG for me. Faccio complimenti da solo. Magari sono tutti giocatori un po' più nobili di me. O sono io che sono diventato pro. Ma anche no. Ok, ti bombo. Dove è andata? Perché lì? Vabbè, la fisica, questa oscura materia per i produttori di giochi FPS. Oh, qui si è morto. Ragazzi, andiamo tutti giù? Dai, tutti giù. Tutti insieme, dai. Su. Cantiamo in coro. Trallallero, trallalla. Vado di qua, vado di là. Aspara, aspara. Il mio collega è morto già. Dove vado? Ok, i miei colleghi stanno a morire pazzi e gonfi. Vedremo se riusciamo a far esplodere questa benedetta bomba. Eh no, niente ragazzi, hanno ucciso di nuovo tutti. Vabbè. Bella comunque, ragazzi. 6-1 di come skill. Forza e coraggio. Ci prendiamo la granata che abbiamo lanciato prima e si va alla battaglia. Qui non sono neanche sicuro se si attiva il friendly fire, però non voglio correre il rischio, vi dico la verità. Una bella flash lì nell'aria. Un'altra... no, questa ce la conserviamo. Ok, sono stato flashato alla grande, me ne fuggo. Ok, ok. Allora, un mio collega è morto di là. E potrei morire anche pazzo e gonfio io di qua. C'è nessuno? Ok, siamo qui belli silenziosi, silenziosi, aspettando il nemico incalzante. Dove incalza il nemico? Incalzi di qua? Nemico incalzante, dov'è la bomba? La bomba è morta fuori, quindi moriremo anche noi nel tentativo di recuperarla. Forza, forza, forza. Bomba. E... no, 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 no. Vabbè. Mi ero dimenticato che lì c'era un altro maledettissimo passaggio. Ok, questo l'ha preso nel deretano. Su, ragazzi, recuperate la bomba. Sono lì che campa. Buttategli un HE. Una flash. C'è una bomba rapida. Ok. GG squadra, GG squadra. Ho chiappato una bella squadra questo, ragazzi. Su, 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 il tempo che si arrivi alla fine del match con i punti debiti. Ok, qui ti permettono di comprare due flash, per esempio. Nei server quelli automatici no. Poi vabbè, ho giocato solamente nelle versioni un po' più calme.
Poi magari proviamo a giocare quelle in cui i ritmi, c'è il friendly fire, eccetera, eccetera. Io apro la porta? L'apro, l'apro. Bravo il nabbo. Non si fa full a quella distanza con una K. Ragazzi, ricordatevelo bene, non si fulla con una K a distanza. Se no, non beccate una puntina, cioè non becchereste neanche un elefante che sta lì a ballarvi la Macarena con, che ne so, un giubbino molto, molto ampio, un piumino gigante addosso. Ok, ho reso l'idea, spero. Vediamo un po' i colleghi cosa fanno. Ah, non sapevo che quella porta si sfondasse sparandoci dentro. È davvero carino. Ah, questo è il punto bomba A, se non l'aveste capito da voi. Da sé. Vabbè, quel che è. Speriamo che la partita si velocizzi, ma siamo 3 a 1. Boh. Non so se voglio tediarvi per l'intero match, perché poi abbiamo già iniziato su un'altra mappa. Sulla cara Inferno. Nuke, tutto sommato, è carina. Vorrei farvela vedere anche dal lato controterrorista, magari. C'è per esempio quella zona lì, che è un bel punto di cecchinaggio. E questo è un camper. Mettetemi la musica, per piacere DJ, musica quark di sottofondo. Abbiamo qui un simpatico Zephyr Camper. Non conosco il giocatore, niente contro di lui. Ma dovrebbe andare a coprire il punto bomba. Non so se sentono le voci dei giocatori di sottofondo, che cavolo dicono, io non l'ho capito. E vabbè. Lo vedete? Il giocatore camper tipo dimentica dove viene piazzata la bomba e se ne infischia, facendo perdere la sua squadra. Ok, abbiamo abbastanza soldi, quindi compriamo. Vorrei comprare fucile. Questo cos'è? AWP. AWP, sì, carino l'AWP, non lo provo. Non lo gioco da un po' l'AWP. Vediamo un po' se sono capace di usarlo, eh. Vediamo, vediamo. Allora, io ci... No! Scusatemi, ho flashato i miei compagni di squadra. Ci morirò? Ahia! Ai. Il mio compagno ci morirà? Ok. Ok, diciamo che l'AWP non è l'arma che adesso è meglio usare. Prima di tutto perché non sono skillato abbastanza. Secondo luogo perché non sono skillato abbastanza. Tac, tac. Zephyr proprio lì punto fisso per accamperarsi. Questo si accanisce su proprio le strutture. Forse non ha capito contro chi deve sparare. Ok. Ragazzi, il vantaggio che avevamo svanisce un po' per volta. Credo anzi che forse... siamo pari. Siamo pari. Adesso che riesco a notare il menu. Stavo un po' dormendo. Ok, AK. Granate. Granate a volontà. Via. Sicurna. Compari. Scompari. Dove si va? Andiamo a morire qua. Insieme alla bomba. Sompato un pezzo. Ah, qui si sta piazzando. Ma dove? Dove Cribbio era? Ciao Cipollino. Non ti avevo visto. Sei dimesso. Era sulle nostre teste. E vabbè. E vabbè. Questo sta dietro al container. Quest'altro è morto come un pover'uomo. No, poteva fare davvero bene. E Zephyr? E Zephyr? Sta lì. Vabbè, ci è andata di culo, ragazzi, ci è andata di culo. Zephyr è stato lì a camperare, però la bomba è esplosa. Io ho vinto. Acquistiamo. Allora, sempre il solito. Magari faccio vedere qualche nuova arma al prossimo round. Adesso andiamo così. Vorrei provare... Non so se si chiama ancora P90. Che è caruccio, ne ho già parlato in un altro video.
Poi, poi, poi. Hanno eliminato il vecchio carro MP5. Fumeggiamoci. Via. Via, 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 via. Via, 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 via. Dove sono gli MP5? Non quelli. Scendi, scendi. Vai, tripletta. Viene uno dalle mie spalle, secondo me. Eccolo. Si fugge, si fugge, si fugge. Ah, sono morto. Bella, ragazzi, bella. Davvero ben fatto. Non capisco bene le dinamiche. No, non la voglio, via. Prendetevela voi, io non voglio questa re... Oh, che cosa ho preso? Questo? Allora, non so se è l'AVP... Ah no, SSG. È un'arma lunga. Ok, questa... Oh, cavolo. Non penso che fosse la mia a fare questo effetto. Vabbè, vabbè, sono morto miserrimamente. Ok, ho comprato per sbaglio questa arma da cecchino, però, però sono destinato proprio a morire quando ne prendo una. Quindi direi aboliamo. Ciao ragazzi, uccideteli tutti. Bomba a terra, bomba a terra. Vabbè, è rimasto solo il mio collega che è morto per una bomba. Nuovo round, nuovo giro, nuova corsa, ragazzi. Nuovo giro, nuova corsa. Si va. Fucile, ah, cambiamo. Il Gali l'abbiamo provato. Queste sono armi da cecchino. Proviamo mitra. Il Mac? No, eccolo qua, il P90. P90 che abbiamo già visto e che adesso abbiamo comprato. Via. E sono sempre l'ultimo. Ma fa che ci sono i bind anche in questa versione? Bind da pensare. Stavo sparando il mio compagno. Chissà se gli ho fatto male. Ho recuperato una bomba che non fa mai male. Corriamo, corriamo. Col coltello perché si fa più veloce. Ma perché? Muorici con la granata. Oh, da dietro. Vabbè. Dai, amico, con la bomba. Ragazzi, vi ho fatto una bella chicca con la granata. Chissà, forse non ha capito dove sta. Ma è andato in punto bomba B. Sì, sì, è andato in punto bomba B il collega nemico. Grande. Bellissima, ragazzi, siamo 6-4 ed è... Cambio squadra? Vabbè, ragazzi, non la continuo oltre, si è dilungato già un bel po'. Come primo di classifica, Taiko vi saluta, anche da parte del gruppo Critico Negativo. Alla prossima, ciao belli!